Questa canzone ci trasmette dell'emozione, giusto? Chi di voi per alzata di mano, anche solo per un pochino, ha provato in queste note una minima variazione, una minima emozione? Ecco, parecchie, quasi, quasi tutti, quasi tutti voglio dire. Ecco, il 70% della nostra uh, massa corporea, come sappiamo, è composta da acqua e questa acqua ha subito, ha prodotto anzi, delle vibrazioni. Fra l'altro questa è la canzone di Edith Piaf, è una canzone di una vibrazione intensissima perché lei la scrisse quasi al termine praticamente della sua vita uh, sia organica si può dire, è, è professionale, è come una sorta di testimonianza finale, una sorta di outing, come si direbbe adesso. Quindi pensate la pesantezza di queste note, di questa, eh, di questa vibrazione. Bene, quella vibrazione che noi sentiamo ha generato cambiamento organico. E ancora. In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Vi rammenta qualcosa? Che cos'è il verbo? Vibrazione. Anzi, la vibrazione in questo caso, perché è la vibrazione scaturita da quel suono primordiale che ha contribuito alla creazione. La creazione, crea azione. Pensate quanto è importante questa parola. Prima sentivo parlare in maniera eccellente della creatività. Voi sapete che cos'è la capacità creativa? È la capacità di creare vita. Quando si dice, quella è una persona creativa. Vuol dire che sa creare vita, sa dare vita, sa dare movimento. Quindi questa è l'importanza straordinaria di questa parola, della sulla creazione, creatività. E veniamo ancora più in profondità. Voi sapete cos'è la cimatica. La cimatica proviene dal greco, è la scienza delle, delle onde sonore. Che vuole dimostrare che l'universo è fitto di suoni e di vibrazioni, in cui ogni singola parte si, indica, si integra attratta dalla risonanza. Questa è la cimatica. E quindi l'influenza che può avere un'onda sonora crea la materia. Tutto ciò che esiste vibra. E tutto ciò che vibra genera, genera materia. Bene. Andando avanti su, questa, eh, su questo discorso, eh, il dottor Masure Mota, no. scienziato giapponese che ha approfondito degli studi sull'acqua sottoposta ad un'emissione sonora. E cosa ha fatto? Ha congelato vari tipi di acqua, ne estra ha estratto i cristalli, li ha sottoposti a delle influssi sonore a vari tipi di musiche. Per esempio, le musiche heavy metal, il cristallo di quell'acqua era financo brutto, disarmonico. Mentre invece, se lo stesso cristallo... si ascoltava, fra virgolette, una composizione di Mozart, era di una, bellezza, di una bellezza straordinaria. Questo dottore arrivò anche a parlare di frequenze inudibili che sono ancora in corso di sperimentazione per la comunità scientifica, ovvero eh, frequenze inudibili, quindi non voce, non musica, ma anche la stessa scrittura, cioè il pensiero e questo è importantissimo, nelle più alte frequenze è pensiero, appunto, quando scende di frequenza diventa parola o diventa musica, però già quando è a frequenza altissima è in grado di apportare un cambiamento, soprattutto nell'acqua, verso cui appunto il dottore Moto, questo dottore giapponese, sta compiendo degli studi straordinari e, Per esempio scrivendo sull'etichetta di una bottiglia appoggiata, di una bottiglia d'acqua, alla bottiglia Tu sei bellissima, è stata congelata, ne è stato estratto fuori il cristallo nel silenzio più o meno assoluto, questo lo vedremo dopo, però semplicemente nessuno gli parlava. Scrivevano Tu sei bellissima, è stato analizzato il microscopio, al microscopio il cristallo e risultava un cristallo di una bellezza straordinaria, quasi uno stemma araldico. Questo è uno studio importantissimo che sta portando avanti il dottore Moto proprio per dimostrare quello che la fisica quantistica sostiene, cioè che nella, tutta la vita è oscillazione e informazione, tutto ciò che è nella vita. Quindi anche il pensiero non espresso può cambiare le cose, può modificare le cose. Quindi immaginate alle nostre cellule, che sono massimamente, soprattutto, composte da acqua, cosa può succedere sia in caso di suoni negativi, sia in caso di suoni positivi. Quando tornavamo alla canzone di Edith Piaf, siamo in macchina e sentiamo la canzone di, di quando avevamo vent'anni, ci viene in quel momento il pensiero di quegli anni lì, scaturiti da quella musica che noi sentiamo, fermiamo la macchina, chiudiamo gli occhi e ci godiamo tornando indietro nel passato, con la nostra funzione cognitiva e assaporando i brividi, l'effetto solamente generato da quella improvvisa canzone che ha nato per radio. Questo è straordinario. Ma tornando. Anzi, andando, cambiando genere, torniamo a qualcosa di più solido. Un produttore svizzero di Emmental ha un po' provato la stessa cosa che ha fatto il dottore Mott, immaginate su che cosa, sulle forme Emmental. Lui è un grande produttore e il suo obiettivo era quello, è quello di produrre il migliore Emmental del mondo il migliore M mental che mai sia esistito allora come ho pensato lo sottopongo gli faccio ascoltare della musica in che senso Ha posto delle torri di forme di M mental in vari punti dei suoi fabbricati fra due casse audio a qualche forma faceva ascoltare musica classica qualche altra jazz qualche altro hip hop qualche altra genere di musica leggera e quindi lui vuole dimostrare che oltre alle caratteristiche di umidità e di mh, altre variazioni più chimiche quello che può cambiare in meglio è proprio il sapore ergo ha invitato i migliori degustatori del mondo uniti a degli scienziati per far sì che loro testassero scientificamente questa, uh, questa sua idea di cui è incredibilmente convinto e quindi anche questo diciamo oltre alle frequenze inudibili del dottore Moto è ancora in fase di sperimentazione ma sembra quasi che oramai siamo arrivati che anche la scienza insomma debba ammettere questo perché le prove sono inconfutabili soprattutto sulle foto dei cristalli del, del dottore Moto e il silenzio si fa un gran parlare del silenzio Vedete, io occupandomi di voce da oltre 30 anni mi sono fatto mancare niente, sono stato anche responsabile in una holding della comunicazione e formazione, oltre... ma non ho messo il curriculum, no? dice questo ha fatto tutto. E chiedevo al mio maestro, scusi, ma eh, io voglio capire qual è il silenzio assoluto, perché si faceva sempre parlare, un gran parlare del silenzio assoluto e lui mi diceva no, guarda, non esiste il silenzio assoluto. Silenzio assoluto... È solo quando vai tre metri sottoterra. Perché, se vai in una di quelle camere anecoiche, le camere anecoiche sono camere particolari in cui si sostiene che non si possa sentire nessun rumore in quanto ci sono dei pannelli assorbenti, quindi anecoiche tolgono via l'eco. John Cage, per esempio, fece una, una prova, grande musicista, eh, anche lui, grande studioso del silenzio e cercò di capire quali suoni poteva eh, recepire stando in una camera anecoica, convinto che non ce ne fosse nessuno, ne trovò due, due frusci. Uno era il, suo, era il fruscio del suo apparato cardio-respiratorio e l'altro del suo apparato nervoso, quindi uno aveva una frequenza bassa e uno era una frequenza acuta ed erano registrati da degli strumenti del tecnico fuori. Quindi ha ragione il mio maestro che viveva nei boschi, silenzio assoluto e assenza di vita. Ce ne accorgeremo solo quando saremo sottoterra, diceva, peccato che non lo potremo raccontare, perché comunque eh, quello è. E adesso vorrei fare con voi, seduti, una, una sorta di, di performance straordinaria sulla vibrazione globale che può avere voce. E voi sarete i protagonisti. Io mi limiterò umilmente a... Fra virgolette a dirigervi: allora le prime tre file. Così immaginandovi dalla mia prospettiva come un corpo umano, le prime tre le file sono il diaframma. La quarta, la quinta e la sesta, voce di petto, quindi voce diaframma delle prime tre, voce di, pre di petto, la quarta, la quinta e la sesta, le ultime tre file, voce di testa sulla lettera I. Quindi, vi darò io la, diciamo l'entrata. Quindi per le prime tre file eh, sulla lettera I io inizio e voi provate a seguirmi. I... Stop. Quarta, quinta e sesta fila voce di petto. I Le ultime tre file, voce di testa. I Bene. E adesso facciamo un bel suono organico come se fosse un grandissimo corpo umano di cui voi siete, diciamo, gli elementi: diaframma, voce di diaframma, voce di petto, voce di testa. Quando mi alzo così, voce di diaframma. E continua la voce di diaframma. Il secondo step, parte la voce di, test, di petto, scusate, voce di testa. Quando chiudo in alto, si aumenta tutto il volume. Pronti? Tutti assieme? Ovviamente si continua, quando io passo dalla voce di, di diaframma alla voce di petto, la voce di diaframma rimane, non è che si zittisce, quindi rimaniamo tutti. Quindi, voce di diaframma sulla I. Grazie, grazie a voi. Ma, fate, ma avete fatto venire i brividi, grazie. Vi lascio con questa frase di Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, del, a cui è stato dedicato il film L'amore immortale. Lasciate, state lontani dai pensieri e dalle parole delle persone. Trovate la vostra di voce. Mi è piaciuta molto, ve la, volevo, la volevo condividere con voi. Grazie. È un grazie all'organizzazione del TEDx di Suzzara, grandi professionisti e persone di cuore, grazie a voi.